italiani per il loro impegno elettorale mostrato nelle elezioni amministrative del 4-5 ottobre 2021. Gli elettori del grande paese hanno mostrato una strabiliante capacità analitica, razionale e soprattutto politica, votando quei pochi che l'hanno ancora fatto, quegli stessi partiti politici i quali, intimidendoli attraverso la paura o la coercizione, dal 2020 li hanno ridotti ad una massa spaurita e indottrinata sotto la sferza di una narrativa creata ad arte. Complimenti. La gran parte dei cittadini italiani, mostrando un notevole spirito democratico, una grande comprensione di quello che il voto significa e delle lotte spesso sanguinose che sono state necessarie per avere il voto, sono rimasti tranquillamente a casa, tranquillamente o meno, in attesa che questa oligarchia criminale li schiacci ancora di più. Mentre gli spettatori delle varie televisioni sono andati a votare contribuendo a pochi giorni dalle già sconcertanti elezioni politiche tedesche che hanno mostrato uno scenario anch'esse simile, ossia di cittadini che hanno baciato la suola dello stivale che li calpesta. Bravi, molto bravi. La catastrofe politica e sociale apertasi con la voragine del 2020 sembra non abbia politicamente insegnato nulla. Questa catastrofe, ossia un disastro politico di cui gli elettori obbedienti alle televisioni si renderanno conto solo quando questo astuto progetto di dirottamento delle democrazie mostrerà apertamente il suo carattere non soltanto di catastrofe sociale, ma di orrore politico ed umano. Per l'instaurazione di regimi totalitari servono quantomeno due parti: quella degli psicopati criminali accompagnati dai soliti cortei di propagandisti, ruffiani, carrieristi, leccapiedi, armigeri, e dall'altra parte masse di obbedienti dementi o corrotti. Basta questo, queste due cose. In una società in cui vi siano ancora delle elezioni, l'astensione favorisce il tiranno regalandogli l'urna vuota che egli riempie, come abbiamo visto, con i suoi seguaci o con gli spaventati, con i manipolati, con il prodotto di un apparato di disinformazione e manipolazione. Questo non sarebbe così difficile da capire se l'opinione dominante potesse ancora capire qualcosa. E la demolizione della cultura ha anche favorito questo degrado. Tutti quelli che parlano di astensionismo non capiscono quanto questo giovi, ossia sia funzionale alle oligarchie dominanti in questo momento. È chiaro ed è anche evidente che queste oligarchie si sono rotte le scatole con la democrazia e vogliono smetterla con questo rito appunto del voto, della partecipazione del cittadino che ha qualcosa da dire, che ha da scegliere, che ha persino da scegliere sul proprio corpo, sulla sua vita, sui suoi modi di esistere, di muoversi, di viaggiare, di lavorare. Si sono rotti le scatole, hanno detto adesso basta, hanno sbattuto il pugno sul tavolo, nel nome però del bene, della giustizia, dell'uguaglianza, perché come abbiamo già detto, non esiste una tirannide, non esiste un regime criminale che abbia, nella modernità sicuramente, che abbia direttamente affermato: noi siamo un regime criminale e vogliamo uccidere, distruggere e fare il male. Tutti
invocano il bene per commettere il male. Quando però giustamente le persone, il popolo, gli elettori, non soltanto in una parte gli stanno dietro, abbiamo i dementi, quelli soggiogati dalla pandemenza, i manipolati, gli spaventati, che umanità piccola che è diventata quella della modernità. Del resto è la evoluzione chiara e netta dell'homo consumens, che diventa appunto egli stesso una cosa, in quanto si definisce attraverso le cose, non attraverso lo spirito, non attraverso l'intelletto. Io ho perché, io sono perché ho. Ricordate il testo fondamentale, avere o essere, di Erich Fromm, che aveva già analizzato in dettaglio e con una lucidità e chiarezza straordinante questi temi. Dunque, la democrazia si presenta qui come problema per una parte, dell'oligarchia che vuole semplicemente dominare e determinare, come del resto fa, perché altrimenti non avrebbe potuto mettere un oligarca, uno dei loro, e poi oligarca o uno dei loro servi, come primo ministro non eletto. Ma dall'altra parte la democrazia si presenta anche come problema dalla parte del cittadino, come vediamo dal risultato di queste elezioni amministrative. Un cittadino che dice no, questo diritto, questa possibilità che io ho di far sentire la mia voce, non ne voglio far uso. Però se tu allo stesso cittadino, per far sentire la sua voce, gli dai un telefonino, lì ne vuole fare uso. Quella è una cosa che gli interessa, per chiacchierare con l'amichetto o l'amichetta giù al bar. Questa è l'epoca della conoscenza. Ma la democrazia qui si presenta come problema anche in un altro senso, perché vedete, quelli che sono andati a votare, confermando, vedete, il risultato di Milano è un risultato scandaloso, hanno confermato un sindaco che è... Come parlare di individui così? È meglio non parlarne. Ebbene, questo ha confermato un altro problema insito alla democrazia, ossia il cittadino. Hanno scelto di non utilizzare questo loro diritto fondamentale, che poi vanno a volte ad invocare cose che non sono invocabili, hanno detto a costoro: fai della mia vita quello che vuoi.